chi sarà oggi il vincitore del concorso di botanica? Vediamo, Lisa? Niente male, veramente niente male. Matt? Oh, ecco, Ippolito, lascio a lei il compito di giudicare. Oh, bene, Malik. Lo vedi che quando ti impegni... Oh, ecco il nostro vincitore. Brian! Brian! Sono davvero senza parole. Un commento dal vincitore. Come hai fatto a coltivare quella pianta in 2 giorni? È semplice, ho il pollice verde. Io direi piuttosto che hai il pollice nero. Credo di sapere chi sarà il vincitore del concorso di botanica. Ah, sì! Ecco il premio, un gelato al mais, preparato stamattina con pannocchie biologiche. Brian, sei contento di essere arrivato primo al concorso? Oh, almeno lavati le mani! E per quale motivo? Questo esemplare della famiglia dei suini è il Brian, famoso per la sua scarsa igiene. Falso! Adoro lavarmi! Una volta l'anno! Copri fuoco, tutti a dormire! Volete che canti una ninna nanna? No, grazie, buonanotte! Che peccato! Oh, ma che succede? Abbiamo ricevuto delle visite! Non toccare nulla, non bisogna cancellare le impronte! Qualcuno ha letto il mio diario segreto! Ricetta del concime, ultra rapido agli aculei del riccio blu! Brian! E tu avresti il pollice verde, sei un imbroglione! Ok, mi avete scoperto, ho imbrogliato! Smettetela di fare quella faccia, ho già chiesto scusa! Ah, chi è questo ragazzo? Direi che sei proprio tu, invecchiato di qualche anno. Succede quando si leccano le dita sporche di concime. Chi ha urlato? È stato Brian, volevo dire, è stato lui. Ciao Annetta, ti volevo far conoscere il fratello di Brian, Anthony. Salve. Oh, ecco. Buonasera. Ben arrivato. Ma io non posso andare in giro così. Che posso fare? Ti aiuteremo noi. Nel frattempo, per Olga e tutti gli altri, tu sarai il fratello di Brian. Spalmare la marmellata di zucchine sulle fette biscottate è scientificamente impossibile. Le zucchine sono ottime per colazione. Io le mangerei tutte le mattine. Ecco qua. Se Olga non cucinasse delle uova davvero deliziose. Buongiorno a tutti. Vuoi unirti a noi, Anthony? Sì, volentieri! Ah, bene! Vi presento il fratello maggiore di Brian, Anthony. Loro sono Olga e Ippolito. Oh, sì, li conosco. Volevo dire di nome. Dov'è finito suo fratello? Brian, si sta lavando i denti. Strano, prima di fare colazione. Prima, dopo e anche durante. Deve lavarli 20 volte al giorno, come faccio io. Oh, Anthony, sei davvero premuroso. Ehi, ma che cosa sta facendo? Sei gentile, Ippolito è nostro ospite. Ci dica cosa fa nella vita. Io? Sono campione di skate. 18 medaglie d'oro, 2 d'argento e 3 di bronzo. Oh, sei un vero talento. Interessante. A parte gli scherzi, che cosa fa nella vita, oltre a giocare? Guardate, cos'è quella cosa laggiù?
Oh, non è niente. Bene, la contabilità mi sta aspettando. Dobbiamo trovare subito una soluzione o inizieranno a sospettare qualcosa. Non c'è nessuna ricetta per diminuire l'età. Cosa facciamo? Squeak, non è il momento di fare una passeggiata. Succo di frutta. Biscotto. Vi ringrazio molto, ma i miei skate non si puliranno da soli. Andiamo subito a pulirli, Anthony. Non abbiamo trovato un rimedio, ma ci inventeremo qualcosa. Nessun problema, non c'è fretta. Posso fare qualcosa per te? Sì. Ti dovresti spostare più là, mi stai facendo ombra. Oh, scusami. Dobbiamo trovare presto una soluzione, perché Brian da adulto è insopportabile. Smettila, non è davvero il momento, Squeak! Oh, ehi, il mio diario! Vieni qui, dove scappi? Mi scusi, ha visto suo fratello da qualche parte? Credo che stia facendo la doccia. Sarà meglio andare a controllare. Hai finito con la doccia, Brian? Adoro lavarmi. Sì, ma adesso basta. Lascia un po' di acqua calda per gli altri. Adoro lavarmi. Una volta l'anno. Squeak, non provare mai più a rubarmi il diario. Sono tornate dei bruchi. È questo che volevi farmi vedere prima. Bravissimo. Allora, ragazze, niente male, eh? Eccoti qui. Ho trovato per quella cosa che sai. Beh, ecco, non ti preoccupare. In fin dei conti, mi piace essere grande. Tranquilla, gli faremo cambiare idea. Detto, io odio la contabilità. È vero, Anthony, che tu eri molto bravo in matematica? Non ero solo bravo in matematica, a scuola ero il migliore della classe. Ma è perfetto, puoi occuparti tu della contabilità allora. Grazie vecchio mio, le sono riconoscente. Ippolito, vuole assaggiare i peperoncini del mio orto? Ecco, a dire il vero, non ho molta fame adesso. Io li assaggerei volentieri, ma sono piccolo. Mentre Anthony è grande, chiedo a lui, sempre che non gli manchi il coraggio. Allora, è ancora bello essere adulti? Non sprecate energie, non mi farete mai cambiare idea. Ciao, Anthony. Stasera ti andrebbe di fare una passeggiata al chiaro di luna con me? Non si può, perché alle 10 tutti devono andare a dormire. Ma non i grandi. Wow, ma che bella notizia! Potrò giocare fino a tardi con i videogiochi. Ma cosa succede ad Annetta? Ora te lo spiego. Che cosa dite? Annetta si sta innamorando di me? Ma questo è disgustoso. È molto più grande di me. Tutte le ragazze ad una certa età vogliono fidanzarsi. Lo skate, i videogiochi, dimenticateli. Ormai non hai più tempo per giocare. Annetta è innamorata? Basta, sono stufo. Voglio tornare ad essere come prima, immediatamente. Mi ama?
Un pochino. Moltissimo. Appassionatamente. Alla follia. Non mi ama. Mi ama. Allora, siete pronti? Attenzione, sarà un salto in grande stile. Mi ama, un pochino. Oh, Anthony, Anthony, Anthony. Ah, riesce a complicare anche le cose semplici. Anthony! Oh, Anthony? Sei tu? No, no, mio fratello è partito. Ha avuto un'emergenza. Oh, poverina, le piaceva davvero tanto, Anthony. Sì? Da parte di Anthony, in ricordo di questa giornata indimenticabile.